Siamo con il dottor Andrea Vendramin, conservatore del registro imprese della Camera di Commercio di Bergamo, e oggi parliamo del settore automobilistico, dell'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli fino al commercio online di autovetture. Dottor Vendramin, obiettivo sicurezza, lotta all'abusivismo e alla concorrenza sleale. Che cosa ha in cantiere la Camera di Commercio di Bergamo per supportare i cambiamenti in atto, le imprese di questo settore e il territorio? Come Camera abbiamo in progetto per i prossimi mesi, a partire da un seminario che terremo il 15 di novembre, a cui abbiamo invitato tutte le pubbliche amministrazioni del territorio, le polizie locali, e seminario che faremo in collaborazione con la Polizia Stradale di Bergamo, un'attività di sensibilizzazione e di formazione affinché appunto non sia soltanto un organo specifico come quello della Polizia Stradale di Bergamo a svolgere le attività di controllo, ma ci sia anche un'attività di supporto che come Camera e come Polizia Stradale intendiamo dare alle amministrazioni che già sono presenti capillarmente. Questo perché, appunto, come anche lei accennava, in questi ultimi mesi anche complice la pandemia da cui siamo usciti per fortuna, si sono moltiplicate le situazioni di attività non completamente legale, quindi abusiva, sia sul tema dell'autoriparazione che sul tema del commercio di autoveicoli, soprattutto online, e ogni tanto anche sulle testate locali compaiono notizie di questo tipo. Proprio per questo il 15 di novembre avete attivato un'iniziativa. Di che cosa si tratta? Allora, il 15 di novembre avremo un seminario dove sarà possibile partecipare sia in presenza presso la Sala Mosaico a Bergamo, nella sede della Camera di Commercio, sia online, e nei prossimi giorni sarà disponibile il modulo per potersi iscrivere, a cui abbiamo invitato appunto sia le polizie locali che le altre pubbliche amministrazioni del territorio, che terremo in collaborazione con la Polizia Stradale di Bergamo, con cui stiamo attivamente collaborando in cui presenteremo tutta un'attività di verifica e di controllo che servirà anche a fornire degli elementi informativi e specifici legati all'attività che già le polizie stradali svolgono. Questo per far sentire la vicinanza appunto di Camera di Polizia Stradale a chi opera quotidianamente sul territorio. Si profilano novità per le imprese bergamasche del settore? Se sì, quali sono? Allora, le novità sono tre e sono nello specifico una di carattere amministrativo e burocratico, perché entro il 5 gennaio del 2023 tutte le imprese che svolgono attività di meccanica e motoristica o elettrauto, che oggi viene chiamata meccatronica, dovranno dimostrare il possesso di un requisito. Molte imprese l'hanno già fatto perché è un'attività la cui regolarizzazione è iniziata 10 anni fa, ma questo termine decennale scade, quindi in queste settimane abbiamo inviato come Camera una comunicazione via PEC a tutte le imprese che ancora non avevano dimostrato il possesso del requisito, e quindi l'occasione del seminario del 15 sarà anche quella di informare ulteriormente su quali sono gli adempimenti necessari per rimanere in regola. La seconda novità che riguarderà le imprese che presenteremo sempre il 15 e che poi sarà oggetto di un'attività invece nei mesi successivi e per buona parte del 2023 sarà un'attività di controllo sulle attività di autoriparazione. Un controllo di duplice tipo: da un lato un controllo amministrativo, per cui come Camera, con la collaborazione dei comuni, verificheremo che le attività iscritte nel registro delle imprese esistano effettivamente sui territori e stiano ancora operando, e dall'altro invece un controllo di tipo concreto sul territorio, per cui chiederemo alle polizie locali e alle amministrazioni comunali di andare a verificare sul territorio quelle che sono le attività esistenti e verificare se sono iscritte al registro imprese. Questo per fare in modo che le imprese in regola non subiscano la concorrenza di invece imprese abusive, che quindi poi eludono quelle che sono le certificazioni e i requisiti necessari. Ultima novità riguarderà il commercio di autoveicoli, sia il commercio al dettaglio, quindi rivolto al privato, sia il commercio all'ingrosso, che quindi riguarda il commercio fra imprese, sia nella forma tradizionale, sia soprattutto in quella online, perché
Anche su questo il controllo sarà duplice, sia amministrativo, come spiegavo prima, verificando che tutte le imprese iscritte nel registro imprese siano in regola e abbiano dichiarato quello che serve presso i comuni, sia chiedendo ai comuni di verificare l'esistenza concreta di imprese iscritte al registro imprese sui loro territori. Questo perché negli ultimi mesi soprattutto si sono intensificate segnalazioni da parte della Polizia Stradale e anche di alcune amministrazioni comunali di esercizi fantomatici di attività di commercio che sono in realtà finalizzate ad altre motivazioni che invece, proprio perché uno dei compiti della Camera è combattere l'abusivismo e lo svolgimento illecito di imprese, su questo stiamo iniziando un'attività capillare che appunto ci vedrà insieme alla Polizia Stradale fornire gli strumenti con il seminario del 15 e poi un supporto nei mesi successivi alle amministrazioni comunali e alla Polizia Locale. Quindi accanto alle imprese per la sicurezza stradale e per la concorrenza leale. Esattamente, l'obiettivo è questo. Grazie. Grazie a voi.